Ben trovati di nuovo alla tappa del viaggio per l'Italia. Antonio Bertolotto, partito il 1° maggio da quel di Cuneo, da dove arriva, imprenditore di grande successo della Green Economy. Lo vedete qua in questa immagine, vestito di tutto punto, con lo zaino in spalla. Ha fatto già un sacco di chilometri a piedi, camminando dal martedì al venerdì. Poi torna nel fine settimana nelle sue aziende. C'è anche una novità, perché noi vediamo ogni giorno tante foto, ma vedete, ecco, vedete ora... Si trova tra La Spezia e Massa Carrara, se non sbaglio l'avremo tra un secondo al telefono, ma voglio dire che anche su Facebook c'è ora un diario di viaggio in sostanza. Dovete cercare la pagina di Sonesi, Sonesi si chiama, che è la proprio associazione che Bertolotto ha voluto e che dice tutto già in questo acronimo, che significa Sonesi. Oddio, adesso che ho sbagliato pagina, scusate, ci torno, sono andato su una cosa completamente diversa. Sicurezza, sorriso e mi sono scordato il terzo termine, ma Bertolotto al telefono, guarda un po', pronto? Serenità. Serenità, sicurezza, sorriso e serenità, è giusto? Sorriso, serenità, sicurezza. Allora, ah, li ho invertiti. Buongiorno a voi. Buongiorno Bertolotto, fantastico. Guardi, ecco, ce la faccio a far vedere sta pagina, mannaggia, oggi mi sono complicato la vita da solo. Vabbè, dove si trova? Dove si trova? Allora mi trovo a Carrodano, che è sopra le Cinque Terre, sono sopra le Cinque Terre e vado verso La Spezia. Quindi non è ancora arrivato alla Spezia, quanti chilometri saranno oggi da fare a piedi, Bertolotto? È sempre una trentina, il tiro è sempre quello. Accidenti, ma dopo già parecchi giorni, ma si sente, lei diceva l'altro giorno, sono in più in forma di prima, perché ogni giorno trovo l'entusiasmo, vedendo tra l'altro l'Italia da questa prospettiva nuova, di andare avanti, quindi non è stanco. No, assolutamente, la parte cervello, come dice lei, va sempre meglio, la parte corpo si è abituata, mi è venuta dietro, però tutto parte sempre dal cervello. Se il cervello lo vuole, la parte corpo l'ascolta, perché lui è quello che dà le direttive. Guardate qua, guardate queste altre immagini. Allora, queste sono gli incontri che lei ha fatto ieri. Ieri, dove chi ha incontrato? Ci faccia un po' sognare, no? Nel senso che è bello, questa è un'avventura meravigliosa la sua. E ho avuto dei begli incontri, sono tutte persone molto, molto amabili, perché poi sono persone semplici. La cosa bella della mia camminata è che voglio, infatti era proprio quello che volevo fare, volevo parlare con l'italiano comune, quello che vive la giornata. Non che un imprenditore come me, che parla soltanto con bancari e imprenditori e grandi burocrati, come ho fatto fino ad oggi. Io oggi sto parlando con la parte dell'Italia che mi piace di più, che poi è quella che sta soffrendo di più, perché veramente sto soltanto raccogliendo lamentele. Adesso, ecco, di che tipo di lamentele? Adesso le conosciamo per lo più, no? La crisi degli imprenditori e quanto siano in difficoltà molti, anche se poi la piccola e media impresa, attenzione, verso le esportazioni, sentivo l'altro giorno Bertolotto, noi che ci facciamo sempre la testa, come lei dice, come paese, invece andiamo ancora alla grande, però sì, non basta. Sì. Abbiamo dei super prodotti, però bisogna che la parte burocrate ci lasci lavorare, perché noi abbiamo tutta una questione, delle questioni serie per avere le autorizzazioni. Oggi per fare un qualsiasi cosa ci vogliono mesi, anni. Bisogna snellire il sistema. La gente si lamenta di questo. Poi, parlando con le persone più semplici, ad esempio stamattina ho incontrato un camionista, no? Ero in un bar e erano quattro lì al tavolo e fra l'altro discutevano di problemi, perché poi sembra che proprio prima che arrivo io, ma non sono io che lo porto, sembra che il tema è questo, il tema è il disgusto. E questa signora diceva, quando poi gli ho spiegato tutto, mi fa: a me mi chiami soltanto perché io sono andato in pensione e non prendo la pensione perché ho 66 anni, mi mancano 6 anni, non ce la faccio più a fare il camionista, vede in che stato che sono, e però io, lei mi chiami soltanto se c'è da prendere un camion e andare a tagliare le teste. E ho detto: vela, si fermi lì, io non la chiamerò per tagliare le teste, noi dobbiamo ragionare, c'è da proprio che fanno così. Perciò vede, oggi il malumore si trasforma in ira, e questo non è bello. E certo, e questo è il rischio in questo momento, veramente anche l'imbarbarimento tra italiani, ma soprattutto il fatto che sarà sempre successo, ma ora sono di più le persone che arrivano alla disperazione a fare cose, insomma, no, tragiche, atti finali. Invece bisogna reagire, questo sta dicendo Bertolotto e per questo sta camminando. Prima ho fatto confusione, me ne scuso. Sosesi, S-O-S-E-S-I, sorriso, serenità e sicurezza, sulla pagina Facebook, che si aggiunge le stesse foto fantastiche del viaggio, il diario di viaggio di Antonio Bertolotto, e tra l'altro anche tutti i link delle nostre pillole televisive
che state pubblicando. Quindi per vedere, ma per scrivere soprattutto a Bertolotto, perché ci avete chiamato da tutta Italia per dire chi è questo signore, ci vogliamo parlare, vogliamo scrivergli. Adesso avete lo strumento Facebook, quindi entrate, scrivete ad Antonio Bertolotto. Se volete anche offrirgli un caffè strada facendo, lui sarà contento, però è giusto un po' di ristoro, no? Come fanno a Giro d'Italia con le bottigliette. Certo, guardi, la sigla del movimento non è per caso, prima si entra col sorriso. Io facevo anche da giovane, come facevo nei vitellini, quando andavo nelle casine, il sorriso ti fa aprire le porte. Quando hai aperto le porte col sorriso, porti la serenità, perché tutti si tolgono, il ghiaccio si rompe e c'è la serenità, e lì si discute. Discutendo si fanno gli accordi, si fanno gli affari e arriva la sicurezza. La sicurezza è che tutti ci aspettiamo, avere i soldi a fine mese, non avere i problemi che non mi pagano, cioè che la cosa giri. Perciò Sosesi è il sinonimo del viver bene che l'italiano sta aspettando. Sosesi, allora, proprio un flash finale, la dedica, questa è immancabile, poi ci salutiamo per risentirci domani alla stessa ora, quando avrà superato la Spezia. Allora, la dedica ha due finalità e si chiama riconoscenza, ma ha due finalità ben precise. La prima è riconoscere chi è più bravo di noi. Noi siamo troppo lì che parliamo, sti francesi, sti tedeschi che ci stanno. Oh, quelli sono più bravi di noi. Sono stati più bravi di noi. La Germania si è accollata alla Germania dell'Est. Poi dicono l'ha fatto con i nostri soldi, ma smettiamola. Ha fatto ciò che dovevano fare. Ora, la riconoscenza in questo modo, riconoscere chi è più bravo di noi e dare pista a chi è più bravo di noi. L'altro senso della parola riconoscenza è riconoscere quando qualcuno ci fa del bene. Quell'atto lì di riconoscenza che non sempre c'è. Allora, riconoscere il bene che ti ridà il prossimo, per poter ridare al prossimo il bene. Questa parola è molto molto importante in questi due sensi che io ho spiegato. Grazie Antonio Bertolotto, buon cammino anche per oggi. Chiudiamo qua e ci sentiamo domani al telefono. Questo filo diretto ormai immancabile. Grazie. Vorrei solo fare un ultimo ricordo. Velocissimo. Siamo nel mese di maggio. Signori, andiamo a trovare la Madonna in chiesa, il mese di maggio è il mese della Madonna. Le chiese sono vuote, io tutto dove vado passo e entro nelle chiese. Le chiese sono vuote, la chiesa siamo noi, bisogna andare in chiesa a trovare il Signore, il nostro grande capo. E oggi, questo mese che è il mese della Madonna, la Madonna, se preghiamo, quanti di noi hanno avuto un problema e poi nel momento più triste dove andiamo? Andiamo in chiesa a pregare. Allora, e poi è arrivata la soluzione, ma bisogna ricordarselo, non solo andare a chiedere quando c'è bisogno. Grazie, grazie Bertolotto, grazie. Anche per questa Signore che noi chiediamo. Coda finale. A risentirci saluti. Domani, buone cose, buona saluti, avventura saluti, che saluti, continua. Saluti, grazie a voi, molto cari, saluti, saluti. Anzi, guardate qua da Facebook, vi ricordo, ecco, andate e scrivete se volete a Bertolotto, guardate che bello, dove va? Porta il sorriso, qui con un albergatore, credo dopo una notte passata in questa pensione, è una foto eccezionale, insomma, quasi 60 anni, sta facendo un'impresa proprio che merita di essere sottolineata. Sigletta, vai.